Ciao, sono Mirko Alunno e sono fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. E in questo video voglio parlarti di come è meglio e quali sono le due modalità per impugnare per tenere un phone a livello professionale. Avrei visto che alcuni professionisti tengono il phone direttamente per il manico e altri per il collo del phone. Qual è la differenza? Beh, diciamo che innanzitutto ognuno ha la sua strategia. La mia fortuna è stata lavorare con un personaggio bravissimo dove mi ha fatto capire quello che erano le differenze nell'utilizzare il phone in due modalità e ho avuto la possibilità insomma di scegliere quella che era più consona per me, secondo insomma quello che io credevo migliore. E ora voglio spiegartelo anche per te. Nel nostro lavoro è un lavoro bellissimo, un lavoro che non è assolutamente pesante, ma voglio farti un esempio, voglio farti una metafora. Allora, immagina, anzi, prova a carezzarti un braccio e ovviamente sentirai un piacere nel farlo. Bene, farlo per un attimo, per un minuto, per un'ora, per un giorno, beh, sicuramente ancora troverai piacere. Ma se tu lo ripeti per un mese, un anno, due anni, tre anni, dal piacere iniziale inizia a crearsi una ferita, inizia a crearsi un'abrasione e sicuramente non è più piacevole. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che per un lavoro che facciamo continuamente, quindi tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti, bisogna avere le giuste posture, sia per noi, che è un video che ne parleremo poi con calma, e sì per quanto riguarda i nostri movimenti o le attrezzature che noi utilizziamo per creare il miglior equilibrio. È per questo che voglio dirti l'importanza e voglio farti capire, vedere l'importanza di impugnare nel giusto modo un phone. Ovviamente parliamo di accessori, di strumenti che hanno un peso molto leggero, ma ripetuto nel tempo porta anche a dei problemi nel nostro meraviglioso lavoro come posture incongrue. Quindi la cosa molto importante è il giusto bilanciamento. Ti ho portato alcuni esempi e come avrai visto magari dal tuo parrucchiere o dal tuo barbiere, ci sono due modalità di tenere un phone, per il manico oppure per il collo del phone. E ho tracciato tre discriminanti, diciamo di insuccesso e di successo. Insuccesso perché? Partiamo dalla prima. Allora, tenendo il phone per il manico e ti faccio direttamente vedere la differenza. Phone e spazzola e prendiamo una ciocca. Ok, allora prendiamo la ciocca e la prendiamo direttamente per il manico, ok? Ti faccio vedere quello che è la postura e quello che è lo sbilanciamento. Allora, metto la spazzola, prendo il phone. Innanzitutto guarda che leva che ho. Ho una leva molto più lunga, per quanto è leggero il phone, ma più è lunga la leva e più sentirò il peso. Lo avvicino alla spazzola, alla ciocca, e come vedi una spalla è bassa e un'altra spalla è alzata. E già qui ci fa capire che non c'è equilibrio. Ovviamente immagina che le vada a lavorare, guarda la spalla che movimenti fa, quindi articolazioni ne metto veramente più alla prova. Immagina che devo fare dei movimenti, insomma devo creare dei volumi e dei mossi, vedi che dovrò fare dei grandi spostamenti con la spalla e con le braccia. Seconda discriminante è la difficoltà e precisione, perché ovviamente tenendo il phone così ho meno precisione sulla ciocca. Inserisco lo spazio, come vedi articolato, non ho diciamo più distanza dalla mano al becco, quindi ho meno precisione. Ok, meno precisione. E se dovessi utilizzare insomma le mani per anche la mano sinistra, nel mio caso la mano sinistra, per aiutarmi, sicuramente sarebbe scomoda, ok? Terza discriminante è il tempo, perché tanto più io dovrò creare dei movimenti articolati e meno armoniosi e meno precisione ho, e di conseguenza più tempo mi servirà per eseguire un servizio. E nel nostro lavoro il tempo è una grande risorsa scarsa, ma così lo è nella vita, per dedicarci alla nostra famiglia, alle nostre passioni, e sia anche per la cliente e il nostro cassetto. Quindi è fondamentale guardare anche il tempo. Ora guardiamo invece come impugnare il phone direttamente sul collo. Qual è la discriminante di successo? Allora, prima di tutto è l'equilibrio, perché come vedrai, per
tenere il phon dal collo ha una cosa. Innanzitutto, nella maggior parte dei phon c'è una protezione interna alla plastica e quindi non si scalda il collo del phon e quindi non c'è problema tenerlo direttamente così nel collo. Poi, come abbiamo detto, la discriminante di successo è l'equilibrio. Perché? Guardi innanzitutto le mie spalle. Le mie spalle sono tutte e due alla stessa altezza e lavoro con le braccia pressappoco alla stessa altezza. Oltretutto, il phon, seppur leggero, mi dà la possibilità di tenerlo con una leva molto minore. Come vedi, le braccia sono corte, accorciate come la destra e come la sinistra, e di conseguenza avrò meno peso sulle braccia. Come vedi, anche se dovessi alzare la ciocca, le due spalle sono tutte e due alla stessa altezza. Ecco qua. Se devo creare movimenti, ho le dita già pronte e comode, e se devo creare movimenti non devo fare grandi spostamenti con il corpo e quindi sono direttamente preciso sul pezzo. Una seconda discriminante è perché è più facile e più precisa, come ti dicevo. Più facile, ovviamente dovrei prendere un pochino di pratica, ma più facile perché? Perché ho tutto qui pronto, è tutto più pratico, ho diciamo quattro dita quasi libere, eccole qua, e che posso prendere le ciocche e muoverle insieme all'altra mano. E poi sono molto più preciso, perché riesco ad andare molto più nel dettaglio, avvicinarmi con molta più attenzione, a differenza invece del phon tenuto sul manico. La terza discriminante di successo è il tempo di esecuzione, perché ovviamente meno articolato sarà il movimento, più riuscirò a stare sul pezzo, cioè sulla ciocca e sul lavoro che sto facendo, con equilibrio, con precisione, e più riuscirò a risparmiare tempo, che si tramuta in tempo per noi, tempo per la cliente e ovviamente tempo per il nostro cassetto. Ho le spalle tutte e due alla stessa altezza, il phon è comodo, lavoro direttamente in maniera uniforme e equilibrata. Ecco i miei movimenti. Quali saranno? Se ho bisogno di fare una ciocca più piccola, ho le dita pronte. Se le devo tenere, ho le dita pronte. Ecco qua, che si tramuta in equilibrio, più preciso e più tempo risparmiato. Bene, in questo video abbiamo parlato di come impugnare un phon a livello professionale, parlando delle tre discriminanti di insuccesso tenendolo per il manico, a livello di postura, a livello di bilanciamento, la difficoltà di precisione e ovviamente serve più tempo per gestirlo e tenerlo con il manico. E invece quelle che sono le tre discriminanti di successo impugnando un phon direttamente dal collo del phon, perché ci porterà un equilibrio nel nostro lavoro, quindi meno problemi nel tempo, ci porterà una precisione a fare un lavoro molto più preciso e facile. Ovviamente servirà un po' di manualità, ma dopo un po' di tempo vedrai che sarà facilissimo. E in più, una cosa importantissima, perché è una risorsa molto scarsa in tutte le attività, specialmente nella nostra e nella vita, è il tempo. Bene, dimmi cosa ti è piaciuto di più in questo video e scrivilo pure qui sotto. Se hai delle domande, scrivile pure e io ti risponderò. E ti consiglio di iscriverti al canale, perché ogni settimana pubblicherò dei video per aiutarti a trasformare la tua passione in un lavoro appassionante, partendo dalla base. Ciao!